Ciao a tutti, sono Marco Monaco, il presidente del consorzio di verifica che vi sta ospitando. Sono molto lieto di avervi con noi, sono molto lieto di presiedere questa convention, perché credo che il libro che andremo a presentare i relatori è un libro importantissimo per quanto riguarda la storia di Pisa e non solo. Il libro io lo lascerò relazionare ad altri, perché io ho cominciato a leggerlo, ma non mi sento all'altezza di poterlo commentare. Credo però sia opportuno dire qualcosa rispetto al palazzo in cui si è presenti, perché noi abbiamo voluto contribuire a questo libro, a questa edizione, per il semplice fatto che Pisa nasce dalle acque e il palazzo che vi ospita è stato forse il primo ente che della storia delle acque pisane. Qui c'erano i consorti del mare, hanno strutturato Pisa dal 1475 e tanti canali, tante situazioni, grazie alla presenza dei Medici, sono arrivate a noi, compreso anche l'acquedotto romano e Venicio. Quindi credo che sia opportuna la nostra presenza, credo che sia importante rivendicare il nostro ruolo in un momento in cui i consorzi bonifica sono sotto i riflettori, hanno subito in una riforma importante che li ha compattati, trasformando l'ente da 23 a 6 macroenti della regione. Siamo noi i custodi delle acque, almeno quelle meteoriche, e quindi è per noi importante dimostrare che il nostro lavoro serve e quindi non siamo mai timidi. La filosofia della nuova amministrazione è quella di essere presente anche in queste manifestazioni, perché queste manifestazioni, oltre a dare lustro alla città di Pisa, danno lustro anche all'ente. Queste pubblicazioni sono pubblicazioni importantissime per la nostra storia, molto è stato trovato anche all'archivio storico del Consorzio di Fossi. Quindi credo siamo legittimati a essere a questo tavolo, siamo legittimati e contenti di aver contribuito a quest'opera. Io vi auguro un buon momento di riflessione su questo libro, vi chiedo anche di acquistarlo, per il semplice fatto che averlo nella biblioteca è sicuramente importante per tutti noi. Perché noi teniamo alla nostra storia, teniamo alle nostre tradizioni e quindi è importante conoscerle e avere la possibilità anche di trasferirle anche agli altri. Quindi questo libro penso che ha questa funzione, ha una funzione anche di accendere i riflettori su un manufatto importantissimo dell'ingegneria idraulica che ha bisogno di essere anche restaurato. Quindi se più se ne parla e più si accendono i riflettori, forse è più facile trovare dei finanziamenti. In un momento in cui i finanziamenti in tutto il mondo è difficile trovare, specialmente per la cultura. L'Italia è il paese della cultura, ha tanti monumenti da restaurare, ha tanti monumenti da portare a conoscenza. Questo è uno dei quadri di tanti e credo che non abbia nulla a che invidiare a monumenti importanti e molto più diciamo sponsorizzati. Io credo che tutti insieme ce la possiamo fare e Pisa ha bisogno di essere capitale della cultura. Quest'anno siamo capitale dello sport, io credo che quest'altro anno è la storia capitale della cultura. Io mi auguro che questa possibilità venga data anche a Pisa, perché Pisa ha tante cose da far vedere, ha tante cose da recuperare. Insieme a questo potrei dire anche la Basilica di San Paolo a Ricordarno, è un altro oggetto fondamentale della storia pisana che ha bisogno di essere restaurata. Insieme a questo credo che noi abbiamo la possibilità di poter fare tutto ciò. Quindi io qui mi fermo, vi ringrazio nuovamente di essere qui presenti, lascio la parola ai relatori e in religioso silenzio li ascolterò, perché così quando leggerò il libro, perché ho già incominciato, ma non sto portando molto lungo, c'è tante cose da fare, sarà per me più semplice capire. Vi ringrazio, la parola non so. Sì, iniziamo subito così.
Intanto ringrazio per questo invito a presentare un libro importante, è già stato detto, importante per l'operazione culturale, ma secondo me ancora più importante per i propositi che ci stanno dietro, che hanno animato gli autori, quello di richiamare l'attenzione appunto su questo questo monumento importantissimo, bellissimo a mio modo di vedere, che caratterizza il paesaggio del nostro territorio e che meriterebbe di essere valorizzato. Quindi l'aspetto che mi preme principalmente di sottolineare è la proposta che io trovo anche molto convincente dell'architetto Gasperini, che viene esposta soprattutto nell'ultimo capitolo, dove si suggerisce a chi ha la possibilità di farlo, alle società più competenti, questa idea di trasformare l'area intorno all'acquedotto in un parco ambientale, un parco rurale, in modo da trovare le energie tali da assicurare un futuro anche al monumento e creare anche un ambiente di vita, di incontro, di socialità, di buon vivere anche per la cittadinanza. Questo secondo me è il pregio maggiore del libro. A partire da questo proposito, poi è chiaro che il libro si viene a strutturare con l'intento di fornire argomenti per sostenere il progetto e anche conoscenze per renderlo attuabile. Questo fa sì che naturalmente abbia un taglio anche storico, ma anche molto tecnico. Vale a dire che il cuore dell'opera, a me pare, sia appunto sono questi saggi centrali dell'architetto Gasperini, che io come storico non sono in grado di giudicare, abbiamo qui l'architetto che potrà entrare più nel merito, perché hanno un taglio estremamente tecnico di ricostruzione in tutti i minuti dettagli del monumento, di come è stato edificato, di quali sono state le tecniche di edificazione e questa descrizione, che è proprio una specie di inventario di tutti gli aspetti del monumento, si estende si articola in tutte le sue in questa opera pubblica, in tutte le sue articolazioni, dalle fonti e dalle strutture di captazione delle acque nella Valle delle Fonti fino alla rete di distribuzione all'interno della città. Distribuzione che poi costellata da queste fontane in cui veniva attinta dalla popolazione l'acqua. Due parole per dire di cosa stiamo parlando, anche se immagino che tutti i convenuti conoscano bene, almeno per i punti essenziali, l'acquedotto di Ferdinando. Anche se si dice che tanti pisani immaginano che sia un'opera antica romana, no? In realtà questo acquedotto che Pisa deve al Granduca Medici, Granduca Ferdinando I, che è stato il grande artefice, della rinascita, anche economica, non solo di Pisa, ma di tutta l'area costiera, perché Ferdinando I è anche il grande costruttore del porto di Livorno. Pisa, come ricordava prima
presidente del consorzio, è una città che nasce dalle acque, ma rischia in diverse fasi della sua storica di annegare, perché è una città per la sua conformazione geologica, che insomma non è che mancano le acque qua, no? Che il problema del rifornimento idrico teoricamente non dovrebbe essere molto complicato. L'acqua ce n'è in abbondanza e ce n'è troppo, non è come Venezia. Immaginate com'è complicato garantire il rifornimento idrico a una città che sta in mezzo a una laguna. Fornirgli l'acqua tutta. Qui ce n'è troppa acqua. Il problema è che tutta quest'acqua deve poter essere governata, ecco che nasce con un buon anticipo rispetto ad altri luoghi del nostro paese, una magistratura, appunto, l'ufficio dei fiumi fossi, che si occupa appunto della regimentazione, cioè di fare in modo che questa acqua sporca abbia un ciclo che ne garantisca anche la salute. Ora, questo equilibrio delle acque, che si era potuto mantenere grazie alla cura attenta dei strumenti istituzionali che erano stati predisposti già dal Medioevo, si viene ad alterare nel momento stesso in cui vengono meno gli strumenti di controllo, e in particolare dopo la conquista fiorentina. Banalmente, perché durante la guerra i guastatori, l'esercito fiorentino si serve anche della distruzione delle opere di regimentazione delle acque per costringere la città di Pisa alla resa, e il panorama che ne abbiamo dopo la conquista è di una città disastrata. Basta leggersi le memorie della vita del Benvenuto Cellini, che fu mandato, perché era un cattivo ragazzo, a Pisa in gioventù, e parla di questa città malsana dove si vive male, invasa per le zanzare. Non è che da questo punto di vista sia cambiato molto, ma insomma, gran parte dell'insalubrità della città, l'insalubrità del barrio, questo significava che si accorciava anche la vita delle persone, le persone si ammalavano più facilmente, dipendeva anche dal fatto che era venuto meno questo controllo sulle acque. Perché allora i granduchi medici, nel momento in cui consolidano il loro potere, non hanno più oppositori, si propongono anche di rimediare a questa situazione, e tra le decisioni importanti che devono ristabilire, diciamo, il benessere dei cittadini, c'è la decisione di costruire questo importantissimo acquedotto. Importantissimo perché, appunto, fino a quel momento, come ci insegna nel suo saggio Mario Nofri, che saluto, Mario Nofri, che ha fatto un bellissimo saggio puntualmente documentato sui secoli che precedono la costruzione dell'acquedotto, dove ci insegna che i principali punti in cui gli strumenti che assicuravano il fabbisogno idrico alla città erano appunto la struttura dei pozzi. Queste acque, che però erano molto utili per tutti gli usi, ma non per quelli del più immediati, per bere, perché erano acque appunto insalubri. E quindi si pensa di portare in città le acque migliori del vicino Monte Pisano. Del resto era già esistito fino all'alto Medioevo un acquedotto romano che aveva alimentato
la città, che avrebbe messo lo sviluppo della città in antichità. Vi voglio leggere soltanto una pagina che Mario ha trovato in un trattato di un lettore di medicina lucchese di Pisa all'inizio del 600, quindi all'indomani della costruzione dell'opera, che fa il punto, ricorda qual era il problema allora e come si immaginò. Mi sembra molto efficace. Le acque dei pozzi non sono buone perché vengono da paese palustre e pieno d'acque stagnanti e da terra grassa e viscosa, onde possono fare ogni ostruzione e passare con difficoltà e fare milze grosse, è un medico, idropsia, mali di gambe e cattivo colore, si mette tutti bene, come accadeva prima che il serenissimo Granduca Ferdinando, di gloriosa memoria, il padre veramente della città di Pisa, conducesse le fonti con grandissima spesa. Ora le dette acque dei pozzi non si adoperano se non a lavare e per cucinare, e per bere ognuno usa le acque delle fontane che sono condotte in molti luoghi della città e si condurranno ora in molte case di particolari e monasteri, che naturalmente come l'acqua buona, sciana, arriva in città, non possono usufruire tutti distintamente. Ci sono le fontane pubbliche e poi ci sono naturalmente i sbocchi privati, dei soliti avvantaggiati, i ricchi, i monasteri che possono avere direttamente l'acqua corrente, questa è l'acqua stagnante, l'acqua corrente è più sempre, diciamo in casa, perlomeno nel cortile del palazzo. Vengono queste acque da certi monti lontani da Pisa, 3 miglia in circa, da una fontana ottima e copiosissima d'acque, e sono condotte a Pisa sopraterra con archi alti e per condotti buonissimi in terracotta. Diceva adesso l'architetto Mandassani che sono più di 900, no? Questi archi, cioè, immaginate l'imponenza dell'opera. Condotti buonissimi di terracotta per evitare le infiltrazioni che rovinassero, insomma, le murature per consentire lo scorrimento delle acque, e di ghiaia ben accomodate. Sono limpidissime e sottilissime, che vi si cuocono con facilità le cose dure. Presto si riscaldano e si raffreddano e possono molto presto ed ancora se ne beve assai. Non fanno mai male. E veramente non so che si trovi la migliore acqua di questa. E se ne sono venuti e se ne vengono effetti buonissimi, poiché in Pisa si adoperano queste acque, non si sentono più, come si soleva già, milze grosse ed altri mali di denti sopra, ma le genti hanno buonissimo colore e risolvono essere pochissimi ammalati. E negli anni passati, mentre che per tutta l'Italia andavano vagando febbri maligne e pestilenziali, siamo nel 1628, alla vigilia della peste, che farà di Pisa una catastrofe, nonostante le acque, ma questo poi non era prevedibile, pestilenziale incompetente, che in Pisa invece è stata buona sanità. Ed essendo l'acqua di tanta importanza, che Aristotele ne antipose all'ave, possiamo dire che sia elevata più che in mezza la causa dei mali di Pisa con l'uso di queste acque. Quindi, l'acquedotto aveva risolto metà dei mali di Pisa, resta a noi risolvere gli altri, in realtà tutti quanti mali di Pisa, perché abbiamo questo acquedotto che aspetta di essere, come dire, portato a nuova vita. Il libro parla naturalmente di tutte le vicende legate all'edificazione dell'opera, che furono vicende piuttosto complicate. Intanto occorre dire che furono fatti due tentativi, furono sperimentate due tecniche per portare l'acqua a Pisa. Il primo tentativo, di cui non si aveva più memoria e che adesso di cui siamo venuti a conoscenza grazie appunto alle scoperte che ha fatto Mario Nofri in archivio, era
consiste in un acquedotto costruito da Cosimo I, il Granduca prima di Ferdinando, ed era un acquedotto interrato, fatto da condotte interrate, che però non un'opera che non ebbe un buon effetto, si rovinò molto facilmente, era difficile la manutenzione, avevano anche immaginato che la manutenzione fosse importante, tant'è che avevano costruito dei bozzetti per poter intervenire sottoterra, ma naturalmente capite che un'opera interrata è sempre più difficile conservarla. Dopo questo tentativo fallimentare arriva Ferdinando, il nuovo Granduca, che come cardinale a Roma aveva avuto modo di occuparsi di acque, del governo delle acque, aveva avuto la sovrintendenza sulla costruzione di almeno un paio di acquedotti a Roma, e quindi usa l'esperienza che si è fatta a Roma per costruire questa, per parlare questa nuova opera che è un'opera molto costosa, si dice che Daniele Piasti dice che furono spesi tutto, Daniele Piasti è dello storico che si è occupato molti anni fa della magistratura dell'ufficio del che furono spesi 160.000 scudi, che erano una quantità enorme, poi mi correggeranno gli autori del libro se dico scemenze. Fu difficile portarla a termine anche perché accadde un evento inatteso e disastroso, cioè un incendio nel 1595 che colpì il Duomo di Pisa, quindi tutte le risorse allora disponibili furono dirottate per rimediare i danni che le fiamme avevano inferto al tetto, alla copertura del Duomo. La costruzione dell'acquedotto, che era arrivata quasi al termine in realtà, perché le arcate erano arrivate in prossimità della città, erano già 3 anni che si lavorava intorno all'acquedotto, furono temporaneamente interrotti questi lavori, per poi essere ripresi diversi anni più tardi, mi sembra 8 se non vado, dell'anno 1602-1603, e così Pisa poté avere la sua acqua, i pisani poterono cambiare colore e il livello della vita migliorò enormemente. Io penso di non dover dire altro, mi sono anche dilungato fin troppo raccontando queste vicende. Naturalmente l'altra cosa che occorre dire è che al libro ha partecipato anche una valentissima storica dell'arte che si è occupata degli aspetti appunto storici e artistici, e ha descritto soprattutto tutte le opere che abbellivano la rete di distribuzione idrica, le fontane, l'intervento degli artisti che erano stati coinvolti per libri con sculture, statue, assemblee, e naturalmente la nostra storia dell'arte non si limita a repertoriare tutte queste opere d'arte, descriverci, ma ce ne restituisce il significato politico che aveva all'epoca, perché naturalmente un'opera pubblica che fa cambiare il colore a Pisani è anche un'opera meritoria che ripaga dal punto di vista politico e che vale la pena di valorizzare, di propagandare, no? C'è un certo ritorno politico, non a caso la prima diramazione all'interno della città porta l'acqua direttamente in uno dei palazzi del potere, quello dell'Ordine Cavaliere di Santo Stefano, è una delle prime fontane che offre l'acqua pubblica, è quella che è dominata
dallo Stato del Gran Duca Cosimo, e poi l'altra Stato che è a termine dell'altro ramo della distribuzione, cioè il Gran Duca Ferdinando, che sarebbe Ferdinando in Piazza Carrara, che adesso noi lo vediamo in mezzo alla piazza, ma un tempo era invece sulla spalletta di Ceracca. Vabbè, io mi fermo qua, non credo di dover dire altro, e do la parola all'architetto Guardassari, che molto naturalmente potrà entrare nel merito di quest'opera. Grazie del dibattito, grazie a chi ci ha convocato qui, chi ci ospita, così cortesemente questa sala così bella che per sé vale il prezzo del biglietto. E grazie agli autori che mi hanno chiesto di dire qualcosa su questo bel libro che parla di un argomento così particolare. Dunque, appena ho cominciato a leggerlo, a sfogliarlo, ho voluto provare a fare un test che vi invito a fare anche voi. E prima l'ho fatto su di me e poi su altri. Il test consiste nel chiedere quanti sono gli archi dell'acquedotto. Invariabilmente, salvo l'autore, possiamo fare ciò, invariabilmente la risposta è da 100, 200, cioè chi si spinge tanto là c'è 300, un'esagerazione. Come mi ha fregato l'effetto sorpresa del compagno, però come si trova nel libro, la cosa interessante è che non è proprio il primo dato che si trova, cioè andate un po' a cercare, come altre cose all'interno di questo volume, cosa che trovo molto interessante, primo perché così i presentatori devono dimostrare che l'ho letto, per scoprire queste fatte. E secondo, perché è un modo anche per approfondire certi argomenti che altrimenti uno potrebbe lasciare, diciamo, secondo me. E giusto appunto, come diceva Andrea, gli archi sono 954, che è un'esagerazione. Pensate che gli archi del Colosseo, questo testo lo posso fare, non ho ancora fregato la battuta, sono appena 240 in confronto, su tre ordini. Quindi si tratta di un elemento territoriale di grandissima rilevanza, di grandissima importanza. Io che sono nato a Pisa, ma non sono di famiglia pisana, quindi mi mancano tanti degli aneddoti che le famiglie pisane si tramandano sull'acquedotto, ai tempi dei nonni, dei bisnonni, della guerra e così via. E qualcosa ho preso da questo libro, qualcosa mi sono sentito raccontare in giro. Ecco. Di cosa parliamo? Come dicevo a Massimo Gasperini, che per fortuna non si è scandalizzato, parliamo di un rompimento di scatole lungo 6 km. Per le amministrazioni che ne sono interessate. Normalmente, dell'acquedotto medicio, al di là della lodevole attività dell'associazione che si sforza di proteggerlo, si parla normalmente quando si incastra un tir sotto e butta giù un pezzetto, comunque è risultato. Questo è, quindi non gode particolarmente di buona stampa, diciamo così, forse anche in passa l'acquedotto. E c'è un motivo per questo, non è un caso, non è colpa, certo non degli autori, ma non dell'acquedotto. E il fatto è che l'acquedotto medicio è uno di quelli che io definisco un bene culturale diversamente importante, ovvero un bene culturale che non è in grado di difendersi da solo. Ci sono dei beni che sono in grado di difendersi da soli, la Gioconda si difende da sé, la Torre di Pisa si difende da sé, non ha bisogno di un comitato della difesa della Torre di Pisa, cioè quanto mai strano. Perché questo? Perché se parliamo di un bene che non è valorizzabile, parola magica che è piombata come un fardo sui beni culturali italiani. Non si può pagare il biglietto per andare là, non si può far pagare il biglietto, forse ci avranno pensato, ma è difficile far pagare il biglietto per andare a vedere, non ci si può camminare sopra per spiegare cosa fanno le signore pisane nei loro giardini, come succederà nei mezzi sulle mura di Pisa.
non si può affittare al russo di turno che ci fa la comunione della figlia, e non ci si può, e non è uno scherzo, giocare Roma-Lazio come il presidente della Roma Pallotta ha detto che farà, non appena la brillantissima idea del nostro ministro dei beni culturali, cioè la pavimentazione interna del Colosseo, sarà realizzata. Magnifico, ci giochiamo subito Roma-Lazio, tutti i nostri problemi. Ecco, questa è la politica dei beni culturali oggi in Italia, una politica che ha trasformato il Ministero dei Beni Culturali in Ministero dei Beni Culturali e Turismo. Guardate che non è semplicemente un'aggiunta, come dire, un suffisso, questa. Vuol dire che i beni culturali che contano sono quelli che hanno rilevanza turistica, cioè dove la gente va, magari il biglietto affitta le sale di Palazzo Vecchio per farci una cena, o Ponte Vecchio direttamente. Quindi è quella della valorizzazione, una parola magica che è piombata sui beni culturali, che ha un padre che è Walter Veltroni, con la sua micidiale idea dei giacimenti culturali, cioè di qualcosa che ha come fine sostanziale quello della monetizzazione, della valorizzazione monetizzata dei beni culturali. Questa idea che d'accordo, non date conto, da un osservatore esterno che è Marc Fumaroli, che è uno storico dell'arte francese, non lo so apprezzare, è stata definita arlecchinesca e mi sembra la definizione migliore che si può dare di questa scelta. Allora, qual è il destino dei beni culturali diversamente importanti come l'acquedotto? Quando va bene l'oblio, quando va male la distruzione, scomparsa, no? Di fatto l'opposizione a questa tesi è che i beni culturali non hanno bisogno di essere valorizzati. Io ho un concetto molto chiaro su cos'è la valorizzazione, poi se c'è tempo lo racconto, un po' scandaloso, ma semmai per farlo racconto. I beni culturali hanno bisogno di essere conosciuti e protetti, basta, non c'è bisogno di altro. Sembra facile come fare un buon caffè, ma non è così, perché bisogna accettare il concetto che il bene culturale è un bene in sé, cioè non ha bisogno di appendici, di aggettivi, di supporto, è un bene, è un valore in sé. La perdita di uno di questi è la perdita di un valore di un bene che vale di per sé. Ecco, naturalmente il primo modo di opporsi la distruzione, ma prima ancora all'oblio, è la coscienza. No? Ci sono spazi per l'Italia, centinaia, forse migliaia di siti culturali importanti, sconosciuti, che spariranno pazienza. Quindi la conoscenza è il primo passo, e quindi cominciamo a parlare del libro a questo punto, evidentemente. La documentazione di cui questo libro è veramente ricchissimo, su un bene come l'acquedotto, è l'unico antidoto che io conosca contro la scomparsa. L'unico antidoto che ci sia dato in una situazione di gestione dei beni culturali come quella che ho accennato, al quale sia possibile accedere, diciamo, con mezzi ragionevoli, di grandezza, immagino che questo libro sia costato dei quattrini che non furono mai così bene spesi, anche, penso, anche se ci costerà qualcosa più nella bolletta, forse, però ben venga, se ce ne fosse. Stavo dicendo che il libro affronta un po' il tema dell'acquedotto circondandolo, come dire, in qualche maniera, no? Io trovo molto gradevole questo fatto che non si vada direttamente al punto, no? Alla descrizione, alla dimensione del mattone, ecco, che si arrivi a questa parte che pure c'è, però passando attraverso, come dire, dei sentieri, no? Che poi conducono invariabilmente tutte le strade portano a Roma, in questo caso tutte le strade portano all'acquedotto Medici. Nella prima parte Massimo Gasperini e con lui anche Sara della Gamba inseriscono
l'acquedotto, direi, in un sistema che è un sistema storico e un sistema territoriale contemporaneamente, in cui le scelte anche iconografiche sono volte a contribuire alla costruzione del mito del monarca, per il caso di Ferdinando. Io ricordo che il professor Greco lo ricorderà con me, che la bellissima immagine che c'è sulla copertina era, ahimè, ormai 36 anni fa, anche sul catalogo della Mostra Medice di venerata memoria, ecco, che affrontavano allora, forse cominciamo a riscoprire un po', per la prima volta certi argomenti che erano in una pisa tutta versata verso il romanico e la storia medievale, ecco, recuperavano invece un periodo della storia moderna che è così importante per Roma, così poco conosciuto dagli architetti. Nella seconda parte ci sono, e poi no, che lo dico. Nella seconda parte si parla dei precedenti in qualche maniera, no? che hanno preceduto appunto la costruzione. Ecco, per me, io ho trovato veramente interessante che, perché dicevo, perché la gente lo sa, io non lo sapevo, l'intervento di Cosimo I del 1566 con l'acquedotto interrato, che mi è sembrata una novità strabiliante, diciamo, cioè pensare di riuscire a mandare a pressione sostanzialmente e non a caduta, non a gravità, là per 6 km di distanza, è una bella sfida, insomma, anche dal punto di vista scientifico delle conoscenze. Vi ricordo che siamo prima di Galileo, quindi della scienza delle costruzioni non se ne parla ancora, quindi si va per parecchio, per intuizione, diciamo, per prove che i muri sono cascati addosso alla gente che c'è morta, insomma, questo è un po' l'ambito all'interno del quale ci si muove in questo genere di operazioni. Ecco, vorrei concentrarmi ora su due aspetti che sono un po' più vicini al mio mestiere, che appunto è quello di fare l'architetto. Ecco, il capitolo sulle strutture e le opere di Massimo Gasperini e la sobria, devo dire, descrizione che fa di un'opera che di per sé potrebbe essere pensata come semplice, fa sì invece che si capisca che c'è un'acquisizione di importanza di questa opera a due livelli, sostanzialmente. Uno è quello territoriale, cioè se uno guarda le mappe, cioè non è la muraglia cinese che si vede anche dallo spazio, l'acquedotto Medicea, però se uno ci passa l'aereo, scolette, è un segno che non solo si traccia, ma che organizza tutta una serie di operazioni intorno e trasforma con questo segno così perentorio, no? Questa specie di zero di zorro sul territorio, organizza appunto una parte di tutto ciò che c'è intorno a questa. Questa forma di organizzazione è un'attività che insegna di addobbare centrale nel potere medicico, questa, no? Di organizzare il territorio, di passare da una gestione così casuale, insomma, casereccia, a qualcosa di pensato, il tentativo di governare le vene dell'anno. E a questo proposito, un altro segno territoriale, ahimè, molto più recente, che è l'autostrada, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, come il nostro presidente qui certamente sa, ha fatto giustizia di un sistema di fossi e capofossi che risalivano giusto appunto all'epoca medicea, in cui tutto il territorio tagliato adesso dalla superstrada era organizzato. La superstrada ha bellamente tagliato i fossi, lasciando il capofosso da una parte e i fossi dall'altra, e quindi questo fa sì che quando piove tanto e si passa sulla superstrada la si vede allagata. Quindi collega Selvaggio, a destra sì. Quindi con grande rispetto evidentemente del territorio, qualcuno ha tracciato questo segno e siamo andati avanti così. Quindi che attenzione diversa, no? Un'epoca, insomma, non è poi esattamente un'epoca democratica, no? Quella dei Medici. Che attenzione a questo, alle persone che ci stavano, evidentemente,
no, della zona, che avevano diritto di vivere in un territorio che non fosse la merce di qualsiasi pioggia, no? Da tanto per parlare della provenienza, insomma, abbastanza avvicinante. Quanto sono importanti le opere, come dire, a corredo dell'acquedotto, da quelle più grandi che vengono qui descritte e con dovizia di fotografie, penso alla Conserva Grande, alla Casa del Fontaniere, quindi cose insomma che meriterebbero una visita di per sé e una valorizzazione di per sé, a quelle più piccole come i bordini che sono qua e là sparsi sulla, diciamo, la zona di partenza dell'acquedotto, a quelle, qui mi riferisco appunto soprattutto alla ricerca di Sara Tagliaragamba, in cui la qualità artistica è più elevata. Come accennava Andrea Dovati prima, le fontane cittadine, quelle realizzate e quelle sono progettate, che dal mio punto di vista sono altrettanto interessanti di quelle realizzate, quelle scomparse, maltrattate, insomma, poi ci sarebbe da dire. Ecco, molto sul trasalto pisano che è caratteristica di questa città, che amo molto, ma che insomma, purtroppo deve fare conto con questo atteggiamento, no? Fate un giro, io insomma recentemente ho telefonato al comune perché la fonte di Piazza d'Ancona, cioè una cuspide di Pietra Serena, che sarebbe caduta sulla testa a chi andava per il rubinetto perché nessuno la guardava, insomma, ecco, questa è come si tratta un po' questa città, ma questo è un discorso che ci porterebbe molto a lontano. Poi come non considerare la qualità tecnica, per esempio, di questo manufatto? È una struttura, dice Massimo Gasperetti, giustamente, che è simile a quella di Santo Stefano dei Cavalieri. Cioè non è che lì, insomma, abbiamo preso l'ultima opera del carro e l'abbiamo messo a curare come veniva la vita, no? Cioè, un'opera che è gestita, ahimè, soprattutto da ingegneri, se devo dire, perché insomma l'apporto degli architetti in quest'opera probabilmente è stato, diciamo, perlomeno nel suo sviluppo, abbastanza marginale, e che presenta anche delle varianti stilistiche, no? Come Gasperetti nella sua ricerca così puntuale e veramente strabiliante del singolo aspetto di questi 954 archi. A fare. Ora, leggendo il libro, poi mi si presentavano alcune suggestioni senza risposta che mi rivendo così come sono venuto. Cioè, cosa sarà stato il cantiere della costruzione dell'acquedotto? Ora, io mi sto occupando un po' lateralmente del lavoro della Sapienza, che è un cantiere, un bel crostino. Immagino che il crostino sarà stato, per chi lo seguiva, il crolli. Non si parlava di sicurezza solo del lavoro all'epoca, quindi diciamo c'era una grande disinvoltura come si funziona queste opere, però tenerla su, pensarla, fare usare i mezzi che c'erano a disposizione all'epoca per gli allineamenti, per le pendenze, quindi insomma un lavoro, ecco, che certamente ha richiesto non soltanto attenzione da parte dei progettisti, ma io penso, immagino, uno sforzo di manodopera colossale per la realizzazione di queste opere. Avete visto gli archi, pensate che ciascuno di questi archi aveva al momento della realizzazione una centina di legno su cui l'arco veniva imbastito, murato, poi si facevano le altre opere, poi la centina probabilmente si recuperava, però andava modificato perché l'arco dura era molto basso. No? Qui c'è uso di legname, ecco, anche la questione del legname che viene ricordato poi all'interno qui del libro è interessante, perché per creare un'opera così meritoria che fa sì che le di Pisa abbiano un bel colore, si radano al suolo delle intere foreste per cercare di tirare fuori i quattrini perché questa cosa venga realizzata. Avrà avuto coscienza Ferdinando I di creare un segno territoriale così importante? Chi lo sa, questo bisognerebbe chiederlo a lui, però a giudicare, ecco, dai disegni di Calogero e dagli altri che ci sono, dalle incisioni, parrebbe che fosse abbastanza cosciente di essere passata alla storia, almeno sotto questo professor Denti, assolutamente. Quindi mi rassicuro su questo. E quanto avrà contato nella vita di tante generazioni di pisani, ascianesi, ecco, la presenza
dell'acquedotto che ha funzionato per 400 anni, è nel 1925 se non sbaglio che parla di Filettole che diciamo, in qualche modo sgrava i pisani da dover andare a perdere l'acqua nelle varie prese d'acqua, però per 400 anni quest'opera comunque è andata avanti, ha funzionato con delle sezioni di tubo che se andavano a vedere sono abbastanza ridotte, evidentemente la gente si accontentava, certo ci stava meno gente, però probabilmente si accontentava, ecco, per cui anche l'acqua, se posso fare un piccolo accenno diciamo, di carattere ecologico in qualche modo, l'acqua sì che era un bene prezioso, oltre al fatto che c'era un buco di mattini, la bolletta noi oggi, dico, però era veramente considerato un bene prezioso, cioè non tardi l'acqua, ma con la mia nonna, insomma, se no, diceva per il tempo, poi si è andata a prendere, insomma, che si era il rubinetto e arriva, no? Veniamo ad oggi. Ecco, come dicevo, l'acquedotto fa notizia soprattutto quando qualche camion ci si incastra sotto, questo trovo, oppure va a fianco, travalla, cede, si sfonda i condotti di cui ignoravo l'esistenza, come dicevo, che corrono accanto delle tubazioni interrate che ancora in buona parte ci sono. Per tacere delle condizioni della zona finale via prossimità delle gondole, in cui i fornici dell'acquedotto sono trasformati in sostegno per i cancelli automatici di accesso ai parcheggi che non so a che titolo i privati, a Pisa si fa di tutto, ho preso le piscine sul retro di San Zeno, quindi questo è forse il mal minore, però denota un atteggiamento disinvolto, ecco, nei confronti del bene culturale, sulla quale credo che noi pisani dovremmo in qualche maniera fare un po' ammenda, perché l'abbiamo messo un po' troppo sotto l'acqua. E soprattutto, quale sarà il futuro di queste cose? No. Ecco, ripeto nuovamente, non mi stanco di ripeterlo, che dobbiamo essere grati agli autori per questa opera di documentazione. Ecco, come tutti sanno, come capita spesso di ripetere, gli architetti più che leggere i libri guardano le figure, e in questo caso le figure da guardare sono tante, quindi ecco, anche gli architetti sono in grado in qualche modo di apprezzare questo testo. E come architetto non posso che apprezzare il lavoro di Massimo Gasperini, che naturalmente diciamo subordina in qualche maniera agli studi storici e storico-artistici che supportano il suo lavoro. Intanto Massimo Gasperini è un architetto che sa disegnare, che sembra una banalità, però mi è capitato spessissimo in sede d'esame di avere degli studenti che mi dicevano, cioè sa, non sono tanto portato per i disegni, io mancabilmente dicevo, ha sbagliato facoltà, quante belle facoltà ci sono, farmacia, medicina, quella necessaria. Quindi io sono ancora del parere che un architetto debba saper disegnare, e Gasperini dà dei saggi importanti, nel suo libro c'è addirittura un disegno che avevo vinto fosse una fotografia, che ci ho scoperto che era un disegno che aveva fatto. Un architetto che si sforza di pensare a un futuro per l'acquedotto, come diceva Andrea adesso, no? E per la diciamo, creazione di un percorso, questo è entrato penso fondamentale dell'associazione che in qualche maniera si sforza di non far cadere nell'oblio giustamente l'acquedotto. Quindi per la creazione di un parco che secondo me ha due funzioni, uno quello chiaramente di proteggere l'acquedotto, di chiamare l'attenzione su di sé, far sì che la gente che ci corre vicino non rischi di essere investita tutti i giorni con i 5 minuti della macchina che passa, ma soprattutto, cosa che è più da architetti direi, restituire all'acquedotto la propria scala, che non è quella dell'arco, ma del 1954, quindi è una scala territoriale, ma avvio rapidamente alla conclusione. Certamente la cosa più facile da fare sarebbe dimenticarsi l'acquedotto. Ha ormai perso gran parte dell'intonaco che molto probabilmente lo rivestiva, cioè non era così grattugiato, si vede. Questo è un altro sport
praticato da chi diciamo semplifica la conservazione, per cui quando c'è un intono come questo che si rovina, si butta giù, non si rifà in realtà un risolto alla radice della conservazione, e si avvia in assenza di interventi nel giro di qualche secolo, spero, a diventare una rovina, no? Però certo non per colpa dell'autore e nemmeno per colpa sua, senza la nobiltà delle rovine degli acquedotti romani che conosciamo e apprezziamo nei ventisti settecenteschi, no? Questi posti così bucolici, così ricchi di suggestioni. E qui c'è l'assedio delle villette, la schiera che lo minaccia da tutte le parti e cerca di organizzarlo finché può. Come cerca di organizzare il mondo, ma questo è tutto un'altra cosa. Questa però è un'area facile. Vorrei concludere citando uno dei metri avanzati più importanti del Novecento, che è Albus Silente, della saga di Harry Potter, che sicuramente tutti conoscono. Dice Albus Silente: questo è il momento di scegliere tra ciò che è facile e ciò che è giusto. E giusto è la salvaguardia e la conservazione della cultura. Grazie. Faccio l'onore di casa sempre. Ringrazio i due relatori perché ci hanno fatto capire moltissimo. Credo che sia però giusto dare la parola agli autori. Sì, allora andiamo per ordine di scrittura. Ma no, io brevemente voglio, visto che il mio compito era molto limitato, era quello di dare la cornice storica sia locale sia statale in cui si inserisce questa la realizzazione di questo manufatto di tutto il territorio, quindi non binarlo questo, mentre invece volevo accennare, proprio la cornice, volevo accennare a quello che mi è stato chiesto prima da Canale 50, e quindi lo socializzo, diciamo, ma che senso ha andare a fare queste ricerche, a cosa servono esattamente. C'è in questi giorni una polemica a proposito di alcune dichiarazioni di una ricercatrice di linguistica che è emigrata in un altro paese, ma te figuriamoci, ti occupi di una scemata, è chiaro che non vanno spesi soldi per queste cose, no? Allora, perché ha senso investire in questo? Ha senso investire però le fatiche di chi ha lavorato nelle ricerche d'archivio, ovviamente, di chi ha ricostruito tutto e anche poi come progettazione e come prospetto. Perché chi mi ha preceduto ha ricordato non a caso l'impresa del 1980 che storiograficamente per la Toscana ha costituito un punto di svolta notevole, cioè ricordare la Toscana dei Medici, una Toscana nei confronti della quale c'è un'epoca storica di 200 anni di cui 180 di pace appena, mentre gli altri si scannavano fuori, un attimo ricordiamolo, un'epoca sulla quale era caduta una specie di damnatio memoriae. L'unica opera che c'era più recente parlava di una crisi durata 200 anni, uno si aspettava da un momento all'altro che la Toscana morisse, invece era riuscita a sopravvivere fino al 1737, quando fortunatamente era passata a più alti destini. Questa damnatio memoria generale storiografica aveva un riflesso anche a livello locale, a Pisa e altrove, in tante aree della Toscana. Io ho insegnato per 36 anni a Siena e vi assicuro che lì se potessero riesumare i cadaveri di Cosimo I e dei suoi figli e dei suoi discendenti e bruciarli in Piazza del Campo ricordandovi i tempi del Viva Maria, lo farebbero più che volentieri. Per motivi, diciamo, di orgoglio campanilistico, esisteva solo il Medioevo,
Poi non si poteva non parlare dell'illuminismo, ovviamente, ma di mezzo c'era questo buco nero. I lavori che allora impostammo fecero cambiare veramente l'impostazione, perché in quell'epoca e negli anni, nei decenni, di Cosimo I, Francesco I e Ferdinando I, che è stata inventata questa Toscana. Ora, la cosa che nel caso specifico di Pisa colpisce è la quantità, accennata degli investimenti finanziari, ma anche umani, parlava di cantiere, no? Quindi cantiere vuol dire masse di lavoratori, sappiamo che spesso venivano presi dagli ergastolani, eccetera, schiavi, perché c'erano schiavi moli da Livorno, eccetera, però poi c'erano lavoratori stagionali, che voleva dire tra l'altro andare a mangiare, lo dico tra parentesi. Allora, che senso ha ricordare, ricostruire? Intanto ha il senso di finalmente fare i conti con la nostra memoria vera, cioè una memoria non individuale o, se mi permettete, di contrada, e uso sottolineo questa parola che non riguarda Pisa ma riguarda Siena, ovviamente, apposta, o di confraternini, di piccola confraternita, di campanile, casereccio, eccetera, ma una memoria scientifica del nostro passato, perché su quella memoria che si può tramandare un patrimonio di vita civile. Cioè, ci sono state delle epoche fondative, certi passaggi. Noi oggi viviamo in questa Toscana, fra l'altro ci vivono anche le persone come me e come altri, immagino, dei presenti, che non sono toscani, che non sono nati toscani, ma si riconoscono naturali terre in questa civiltà, esattamente perché Cosimo I aveva chiamato Lelio Torelli da Fano come grande ministro, per intenderci, perché questo è anche uno dei caratteri di questa società, e quindi questo è importante. Ma la memoria storica, quella scientifica, che ha bisogno di occuparsi di uomini sicuramente, ma anche di cose, e questo è il valore del libro e il valore dei colleghi che mi hanno, che hanno fatto la maggior parte delle ricerche, ovviamente, delle cosose sulle cose, sulla roba materiale, la roba materiale, il sangue, sudore, lacrime, sperma, eccetera, degli esseri umani e altre cose di questo genere, è storica se è critica. E allora qui c'è un problema, per esempio, che pone questo, non solo la conservazione e la, e porre un freno alla destrutturazione, perché non avvenga come quei fossi menzionati nell'impatto con dell'acquedotto, ma è un problema più ampio, cioè quello che colpisce è questo, e sul quale dobbiamo riflettere. Questa città è stata oggetto di un fortissimo sforzo, difficilmente paragonabile, tranne Livorno, che è completamente inventata da zero, e su questo siamo d'accordo, ma paragonabile ad altre aree della Toscana, un tale impegno, pur da parte di una dinastia, il Bonn, perché io credo che Ferdinando I dei Medici avesse consapevolezza, perché lui poveretto era un diversamente abile, cioè era uno scemo tradizionalmente inteso da parte dei suoi familiari, non si occupa. Quando faceva il cardinale non capiva teologia e non capiva il latino, quindi una persona così si butta via normalmente, e quindi gli affidavano le cose in curia romana, che ovviamente non servono a nulla, tipo gli acquedotti, no? Ecco. Quindi era una di queste persone che, come diversamente abile, si occupava e quindi aveva la consapevolezza di occuparsi di cosacce, acquedotti, porti, il canale dei Navicelli, robaccia, non cose alte, spiritualmente valide, spero che comprendiate che sono fortemente ironico, no? In questo. Allora, c'è un investimento molto forte, ma io mi pongo una domanda: perché i pisani non l'hanno sfruttato? Cioè, i pisani, scusate, che ora stanno lasciando
andare un po' deteriorando. Alcune fortunatamente strutture vengono riprese, ma altre, come il caso dell'acquedotto, si stanno trovando. Come mai per un lunghissimo periodo non sono riusciti a sfruttare al massimo questi investimenti che uno Stato regionale e una dinastia ha fatto sul loro territorio, mentre invece tutta una serie di località vicine, e non mi riferisco solo a Livorno, Livorno è troppo chiaro il discorso, no, non mi riferisco a Caccina, paradossalmente, Pontedera, Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Empoli, no? Crescono nel periodo in cui invece... Allora, la memoria, perché va coltivata la memoria scientifica, quella storica, non quella così soltanto di famiglia con le storielle che ci possiamo portare? Perché ci deve mettere sull'avviso, ovviamente. Cioè, conoscere il passato, cercare di interpretare il passato, ci può aiutare anche a decifrare il presente, a chiederci, esempio, di intervenire per tempo, a chiederci di avere, mi permetto di dire, gli occhi d'aquila di Ferdinando I, e lo dico apposta, uso apposta questa espressione occhi d'aquila, perché in realtà Ferdinando I era un ipovedente, e era quindi un po' orbo, ma ci vedeva lungo, eh? Ecco. Allora, di anche noi saperlo fare sul nostro passato per individuare per tempo e per saper sfruttare, okay, ciò che la comunità più ampia di cui facciamo parte, allora era lo Stato medicio regionale, oggi è un intero Stato, in un certo senso contribuisce questa comunità alla nostra tenuta e alla nostra crescita. Il mio timore è che nella storia pisana, una volta partiti i pisani, primo decennio del 1400, primo decennio del 1500, la città si sia un po' stancata, eh? E che quindi siano mancate a lungo delle capacità di iniziativa che per sorreggere queste imprese, anche quando, bravo, chiudo con una battuta, io ho incontrato l'acquedotto medicio per la prima volta sulle mie carte studiando Pisa nel 600 per il famoso crollo del ponte di Mezzo. La città entrò in paranoia per circa 30 anni che non si riusciva a ricostruire, decenni eccetera. Uno dei motivi di questa paranoia era proprio il fatto che la tubazione che dell'acquedotto medicio, e quindi dalla porta Santa Marta, arrivava fino al ponte di Mezzo e poi passava tramite il ponte di Mezzo in San Martino, era interrotta, e quindi si dovette ricorrere a un tubo che passasse dal, dico, l'attuale ponte Solferino, in realtà non era proprio lì, era da quelle parti, dal ponte della Spina, come si chiamava allora. Con però delle notevoli difficoltà, cioè. Allora cerchiamo di lavorare sul nostro passato per trasmettere a chi ci seguirà e a chi verrà, e che saranno cittadini come noi di questo territorio, il senso storico di questo territorio, della sua costruzione e quindi della sua prosecuzione. Voce dei miei coautori nel ringraziare i nostri oratori, grazie per le bellissime presentazioni. Vogliamo tributare un omaggio doveroso a colei a cui abbiamo dedicato il libro e spiegarsi chi era. Ornella Giannessi era una semplice dattilografa del comune di Pisa che all'inizio del secolo
si era così tanto appassionata, appunto, per riprendere le parole del professor Adubati, dell'architetto Baldassarri, appunto dell'amore che ci vuole appunto anche per la nostra città, si era così appassionata alla storia del manufatto dell'acquedotto da condurre una rigorosissima ricerca scientifica su una sorta di punto della situazione degli studi ottocenteschi che erano stati fatti precedentemente, ma anche una rigorosa ricerca documentaria. E in 20, soltanto 20 pagine pubblicate sulla rassegna del Comune di Pisa, e che ci hanno donato forse il punto di partenza, forse questa voglia di poter creare oggi questo libro pubblicato da ITS, e che ci ha in qualche modo donato un po' ecco, una sorta di vero e proprio testamento su cui lavorare, da poter ampliare grazie alle sue indicazioni. E vogliamo anche ringraziare quello che fu il curatore e direttore della rassegna del Comune di Pisa, Lupo Lupo Vincenzo Berghini, e che lui stesso appunto parlando con noi ci ha appunto caldamente consigliato di dedicarlo a Ornella Giannessi. Grazie. Grazie. Dunque, io ho due possibilità: incedere nel racconto storico, ma tranquilli, non lo farò perché so che esiste un tempo in cui c'è il punto di assopimento cosiddetto, e quindi credo peraltro che siate prossimi, dopo c'è la manifestazione di Mario Noferi, per cui sarò molto breve. Vorrei però procedere anch'io ai ringraziamenti che sono necessari per coloro che ci hanno ospitati questa sera in questa sede molto bella. I relatori che, oltre ad aver letto il libro, evidentemente, un po' che minacciati naturalmente di essere interrogati da lì a breve, ma l'hanno fatto, come dire, hanno dato un contributo essenziale, riuscendo magistralmente a riassumere i contenuti della vicenda che noi abbiamo tracciato in queste pagine. Vorrei approfittare, non mi ero del tutto preparato, dico la verità, però approfittare della sollecitazione di Alessandro Baldassarri, che è poi di fatto la chiosa del suo ragionamento, circa il da farsi. E forse conviene però prima raccontarvi ciò che si sta facendo, sia dal punto di vista amministrativo, io ho, come dire, verificato e monitorato le sorti, ma anche ciò che si sta facendo come liberi cittadini a livello di sensibilizzazione dell'importanza che questo manufatto ha nella storia della civiltà pisana, utilizzo un termine forse forte. Perché qui si sta parlando sostanzialmente di un organismo. Ecco, questo termine organismo, che lascia talora un po' perplessi, perché di fatto l'acquedotto, come tutti gli acquedotti nella storia, nella sua palese serialità e ripetizione, viene considerato come oggetto statico, lì, fisso nel tempo, immobile, cosa del tutto falsa evidentemente nel nostro caso, ma anche in altri casi, un elemento ormai che ha perso qualsiasi relazione con il tessuto territoriale e che probabilmente non la cerca neanche più, ovvero quasi quasi direi che c'è una tendenza, non certo da parte del territorio medesimo che compartecipa con l'infrastruttura, ma c'è una forte tendenza affinché questa compartecipazione o questa relazione a un certo punto si interrompa. Perché di fatto Alessandro è un ingombro? È un ingombro perché ha interrotto strade, allorquando ha perso la sua funzione di opera di pubblica utilitas, non ha più portato l'acqua. Questo è successo appunto nel primo ventennio del Novecento a una città che si stava espandendo in modo importante,
ecco, ha perso quindi la sua funzione e di fatto ha costituito un intralcio. A quel punto il patimento è cominciato in modo incessante, progressivo, e si è amplificato in tutte le sue parti. Naturalmente, in modo importante, nella porzione della pianura settentrionale, che tocca appunto le frazioni di Pezzano, Asciano, meno importante per la parte che invece ha interessato le imminenti periferie in espansione dalla seconda metà del Novecento. Ricordo i quartieri, l'istituzione dei quartieri in a casa, insomma, di Pratale e di Don Bosco, hanno queste costruzioni fagocitato l'acquedotto quasi ignorandolo. Se alcune recenti costruzioni fatte da colleghi ed altri hanno probabilmente, nel migliore dei casi, tratto spunto sul piano formale da questa struttura, ricordo, ce lo siamo detti Alessandro, l'opera di Massimo Carmassi, 56 alloggi di Cisanello, che in qualche modo richiamano formalmente le grandi arcate degli acquedotti antichi, altre strutture lo hanno scimmiottato, altre ancora lo hanno ignorato. Non so che cosa sia meglio, francamente, non sto qui a giudicarlo. Sta di fatto che questa struttura così ingombrante è andata man mano ignorata. Noi ci auguriamo che con la nostra ricerca modesta, è stato un viaggio assolutamente interessante perché ci ha riuniti, ognuno aveva una storia di ricerca iniziata in anni non sospetti, ognuno autonomamente si era prodigato nell'analisi di questa grande infrastruttura. La riunione c'è stata, merito in gran parte del professor Gaetano Greco, che ci ha in qualche misura coordinati, quindi il suo contributo è stato in realtà essenziale, lui modestamente lo assumisce, ma questa è la verità. Mario Noferi ha dettato il ritmo della vicenda per circa 9 anni, se non mi sbaglio, e Sara Dalla Gamba è stata in realtà l'altra voce che ha completato, coprendo delle lacune che esistevano allora, al momento in cui ci siamo tutti quanti palesati nell'intenzione di voler pubblicare questa ricerca, e lo ha fatto con uno spirito assolutamente determinato, no? E credo che i suoi contributi su questo libro siano in qualche modo significativi e originali, se posso. Che cosa si sta facendo? Ecco, questo è il punto essenziale. E che cosa bisogna fare? Allora, è nostro dovere, ritengo, salvare l'organismo, perché l'organismo è la nostra identità. Io assimilo l'acquedotto Medice a un cordone ombelicale, di fatto, che collega la città di Pisa al suo monte, che è il Monte Pisano. E questo cordone ombelicale, che è stato più volte interrotto, soprattutto prima metà del Novecento, per necessità contingenti, in un momento culturale dove tutta questa considerazione di valore per i beni architettonici e artistici non era assolutamente quella di oggi. Quindi, come si fa? Quali sono i procedimenti che possono garantire la buona riuscita della salvaguardia della nostra opera? Allora, non credo ci siano ricette, anzi ritengo proprio che ogni caso meriti un'analisi a sé, ma comunque una forte determinazione. Credo molto in questo caso, come in altri, che ci sia bisogno di elevare ai massimi livelli il principio di sussidiarietà, cioè laddove le amministrazioni pubbliche sono impotenti, incapaci all'azione, ecco, l'azione pubblica, anche quella dal basso, la sensibilizzazione dei cittadini, può produrre delle buone cose. Vi ricordo che insieme all'azione del comitato, prima e poi associazione Salviamo l'acquedotto Medice di Pisa, si sono affiancate altre realtà parimenti importanti. Le recenti indagini che sono state mosse, per esempio, dalla scuola di ingegneria
sono delle sperimentazioni assolutamente evolute, coordinate dal professor Pietro Croce, hanno fornito delle soluzioni possibili a interventi imminenti in alcuni settori monitorati dell'acquedotto che stanno evidentemente inclinandosi in modo sostanziale. Ci sono delle tesi di laurea che si occupano di rilievo, ci sono altre tesi di laurea o di dottorato che si occupano del quadro conoscitivo. Riuscire a mettere insieme questi contributi, riuscire anche a coordinare questi contributi, probabilmente è uno dei modi per cominciare una partita che non è certo facile. Teniamo conto che la cifra che è stata investita, almeno quella testimoniata dai nostri storici, che Ferdinando I ha dovuto sopportare per la costruzione dell'acquedotto, è più o meno simile a quella che oggi servirebbe per poterlo ripristinare. Noi abbiamo fatto un conto sulla base del nostro progetto preliminare, abbiamo considerato circa 12 milioni di euro per poter procedere al completamento del quadro conoscitivo, che significa anche completamento del rilevamento architettonico, prospezioni di carattere geotecnico, che significa capire finalmente una volta per tutte come è fatta la struttura e anche le sue fondazioni. Faccio presente che l'acquedotto ha cominciato a inclinarsi sin dai primi mesi della sua costruzione, quindi si inclina dall'ultimo ventennio del 1500, fate il conto voi. Quindi è chiaro che le opere di sorrezione sono state messe in atto in modo magistrale, soprattutto in tutta la fase della costruzione fino almeno all'ambito di via di Pradale. Poi questi contrafforti che nella zona di Asciano si fanno importanti, si riducono di sezione sempre di più e si fanno sottili, ma ancora più intensi nella zona di Pradale Don Bosco. È puntellato da tutte le parti, non esistono più lungo questo cordone ombelicale le opere ausiliarie o opere d'arte che facevano parte del sistema idraulico, quindi non è più leggibile questo sistema idraulico, benché l'acqua ancora solchi in gran parte la dorsale, lo specus dell'acquedotto, e fornisce, come poi Mario e Sara ci descrivono in un volume, le più importanti fontane storiche di Sarno. Ebbene, la riunione di intenti in forza di una capacità, diciamo, di azione che sia, non voglio dire repentina, ma necessariamente veloce, che possa essere capace di porre rimedio a quelle contingenze che ci sono lungo oltre 13 km complessivi di canalizzazione, perché mi riferisco ovviamente anche alla parte interrata, quella delle captazioni e della distribuzione dell'acqua intramedia della città, può senz'altro, come dire, produrre un buon risultato. C'è un aspetto particolare che molti di voi non conoscono, cioè che l'acquedotto Mediceo è di proprietà del Comune di Pisa, l'intera struttura con le sue opere d'arte di proprietà del Comune di Pisa, quindi il Comune di Pisa è l'unica istituzione che può porre progettazioni e interventi anche di somma urgenza su questa struttura, ma gran parte di questa struttura sorge il territorio di San Giuliano, quindi ci sono due comuni. Ci sono delle aree private che investono l'acquedotto in modo del tutto improprio, cioè abusivo, che vi devo dire, insomma, il cancello automatico che è proiettato, insomma, nell'arcata dell'acquedotto, è un'opera evidentemente abusiva, come lo sono tutte quelle altre opere più o meno importanti che sono state gestite, eccetera. Ed è evidente che la situazione va progressivamente peggiorando, quindi c'è bisogno di un'azione corale, coordinata, che tenda ad evitare il peggio. Ecco, principio, questo si chiama principio di sussidiarietà, cioè laddove le istituzioni evidentemente occupate
di altri e tanti mali, perché il nostro acquedotto è me, insomma, per chi conosce la nostra città, non è l'unico malato di zona, insomma, cioè ce ne sono altri parimenti importanti. Non si tratta certamente di grandezza, non si tratta di importanza storica relativamente al periodo di costruzione, si parla di importanza assoluta e quindi di salvaguardia di un bene, di salvaguardia di un'identità. Noi abbiamo il dovere di intervenire, su cui noi abbiamo il dovere di intervenire. Quindi di questo si tratta. Spero che questa nostra ricerca solleti in qualche modo le attenzioni dei nostri amministratori, ovvero le amplifichi. Ci sono delle testimonianze importanti, delle opere che sono state fatte recentemente, come per esempio il recupero del Cisternone Mediceo, che speriamo presto possa essere inaugurato, la sua necessaria riconversione d'uso, quindi al polo museale. Ma anche queste operazioni progettualmente funzionano se e solo se intorno a esse c'è un macroprogetto, altrimenti rischiano di rimanere degli aborti, sostanzialmente, cioè delle opere significative, degli interventi significativi nei loro aspetti intrinseci, ma che non sortiscono alcun effetto positivo a livello territoriale, perché non sono coordinate. Cioè non sono, come dire, progettate all'unisono in dei sistemi ad ampia scala come si richiederebbe. Quindi noi auspichiamo che questa azione si faccia e si faccia quanto prima, e questo è tutto. Vi ringrazio. Però voglio partire dal libro di Pisa com'era, perché in questo libro, bellissimo libro, nessuno niente da dire, però non si parla né di approvvigionamento idrico, né delle industrie, né degli ospedali, né di altre sub-istituzioni comunali che esistevano nel Medioevo. Quando invece, almeno fino a 10, perché loro hanno trattato quel periodo dall'VIII secolo, mi pare, al XII secolo. Perché questo qui, almeno la parte che riguarda me, nell'approvvigionamento idrico dei pozzi, ho voluto completare questa lacuna, perché a Pisa c'erano i pozzi, c'erano le cisterne, il passaggio dove c'è, diciamo, l'aggiornamento. Siamo partiti dai pozzi di legno, poi a pozzi murati, alle cisterne e alle grondaiole. Però tutte queste strutture erano poco igieniche, quindi malsane, quindi si veniva malattia da tutte le parti. E quindi, per fortuna, Cosimo I è subentrato e fece il tentativo dell'acquedotto forzato sotterraneo. Purtroppo 6 km, quanti sono? 5-6 km da Sciama qua, quando ufficialmente veniva l'alluvione, portava giù detriti, terra, tutto, e queste. Poi il padule, c'era il padule della Sciano, quindi i cocci non è che combinassero sempre la perfezione. D'inverno il gelo scoppiava o addirittura si affossava, quindi c'era una dispersione d'acqua enorme. Tuttavia riuscì a fare questo acquedotto nel 1564, quando, diciamo, appena sanati, almeno dal punto di vista finanziario, in parte, insomma, le spese della guerra che Firenze con Firenze, grazie a tutto Firenze, e comunque riuscì in parte, insomma, per quanto riuscì, non so, a piazzare già dei punti di distribuzione in città. Cosimo bisogna dargli atto. E questo sistema, anche se fallito, però una quarantina d'anni ha durato, fino a quando è subentrato Ferdinando. Perché la città nel frattempo era cresciuta già da tempo, ma ancora di più in 4 quartieri grandi. Mentre prima nella città romana era Santa Maria, poi San Argonne Antonino dalla parte del sotto, insomma era arrivata a 4 quartieri, e approvvigionare l'acqua a 4 quartieri non era. Poi Pisa si conta che avesse almeno prima verso il 400 avesse da 50-60 mila abitanti, poi dopo
No, non c'è mai arrivato. Ma alla fine del, forse alla fine del 14° secolo, però non, comunque c'è stata una serie di pestilenze e carestie che una delle ultime sono arrivate, io ho contato 1500 anime nei quartieri di Inizia, sicché insomma i problemi ci sono stati anche lì. Però le dimensioni della città sono erano sovradimensionate. Forse anche l'ampliare, sì. Comunque ha visto il fallimento, dunque Ferdinando subentra a Cosimo, vede il fallimento dell'acquedotto sotterraneo e lui ostinatamente ritorna al discorso dei pozzi. In Piazza dello Sterlino va a Modena, chiede sono i migliori idraulici, va a Modena e fa due grossi pozzi in Piazza dello Sterlino, in via Santa Maria. Però cosa succede? Sfondano, arriva a fondo e trovano sabbia e altre, quindi non è abbevibile quest'acqua. Tant'è che si lamentano tutti, anche il De Montaigne che viene dalla Francia e fa un appunto, lui era malato di reni, fa un appunto, dice ma qui l'acqua fanno pietà, insomma, fanno una serie, tutti i viaggiatori, i primi viaggiatori del Gran Tour, perché comincia allora a prendere via il Gran Tour. E allora, a un certo punto, quando vede il fallimento, Ferdinando dice, basta, ecco il gesto predatorio che abbiamo messo in copertina nell'incisione del Carrione, no? Dice, fate l'acquedotto, quello che costa, fare, perché aveva speso una somma ingente per fare questi pozzi, una somma ingentissima. Fa l'acquedotto e effettivamente riesce. Allora, e sfrutta, però notate bene che in parte, anche se era mandato, funzionava ancora quello di Cosimo. E però sfruttò i punti di maggiore erogazione, di maggiore prestigio, diciamo, dei luoghi della città e quindi cominciò a piazzare e a distribuire piano piano tutta la città tutta quest'acqua che veniva, la buona acqua da Sciano. Però io voglio sottolineare un punto anche, che a un certo punto nel 600 parte la cartografia, e lì ne parliamo della cartografia abbondantemente. La cartografia, prima lo facevano così, descrivevano le città con la d'uccello, oppure facevano così, anche in fantasia, non c'era, non rispecchiava proprio una urbanistica tecnica come poi succede, ma man mano che si procede in questa, con l'aggiornamento anche delle tecniche cartografiche, succede che tutti si dedicano a stampare queste piante di Pisa, a aggiornare queste piante di Pisa per tutto il 600, il 700 e l'800, e quindi lì c'è un'infinità di incisori e l'acquedotto comincia con la serie dell'acquedotto subito fuori Pisa, avete visto le carte di Pisa, le mura, e poi si comincia a delineare la figura dell'acquedotto. E lì tutti con le fontane, con i punti di erogazione, anche lungo l'acquedotto, perché da Pratale a Sciano, è tutta quella figura lì, era del Granducato praticamente, che poi c'è la Cima Malaspina. Che fanno delle opere meravigliose, perché fanno pilette con certe statue di erogazione, con volti, con leoni in marmo che la duchessa di Massa, insomma, fanno un lavoro straordinario. Io non so questo materiale che fino abbia fatto, non si sa, ma veramente opere d'arte. E poi soprattutto questa distribuzione nella campagna serviva anche perché c'era in corso un grande incremento, diciamo, dal punto di vista produttivo delle aziende agrarie che sorgevano, e quindi questo acquedotto fino alle porte di Asciano è punteggiato di lavatori, fontane, eccetera, eccetera. Intercalato dai cassotti che erano niente meno le abitazioni dei guardiani, perché c'era il castello, un certo castello che curava tutto il tragitto, un pezzo di tragitto, c'era il capo fontanaio e poi tutti gli altri colleghi, insomma, sui balterni, e la nostra interessante.
era una cosa intelligente. Quindi la cartografia entra nella, nella storia di Pisa come tutti i viaggiatori, perché siamo specialmente nell'Ottocento cominciano a venire giù dall'Inghilterra, dalla Francia, da tutti i paesi dell'Europa, studenti a Fort, perché c'è la Pisa, come chiamo, c'è la Pisa e con i suoi monumenti, eccetera. E quindi vengono giù e allora cosa succede? C'è un incremento anche lì dal punto di vista dell'accoglienza turistica, cioè alberghi, locande, dormitori e quindi lì tutto questo materiale, materassi, lenzuola e tovaglie vanno lavate perché si sporcano e vanno lavate. Allora in piazza dello Sterlino una volta alla settimana c'era tutta un'organizzazione con i barrocciai caricavano tutto questo materiale diciamo d'uso familiare con diversi colori, assegnavano tutto questo merce e poi la riportavano la settimana dopo lavata, pulita, stirata ai legittimi proprietari. Insomma, in breve questo, però io credo che quel libro lì sia un compendio con tutta la storia completa dell'acquedotto fatto un po'. È vero, in precedenza c'era stato il Mistri, c'era stato i Grazzini, c'era altri, però un lavoro così completo penso che sia una varietà. Ringrazio a questo punto gli autori, credo che l'illustrazione sia stata molto esaustiva, il tempo dice che sono le 15:52, noi possiamo rimanere qui fino alle 19:30, se avete volontà di fare qualche domanda a voi o ai relatori, siamo qua a disposizione, credo sia importante per la testimonianza, se invece tacete vuol dire che vi invito ad andare a prendere il libro dalle signorine in fondo alla sala, perché credo che questo libro sia importantissimo e lo ripeto ancora una volta della nostra biblioteca. Siamo a disposizione per le domande. Volevo solo sapere se c'era un rappresentante dell'amministrazione. Io vi ho visto entrare l'assessore San Giuliano, che però adesso non vedo, del Comune di Pisa non c'è nessuno. Sono stati invitati. No, io volevo... No, io invece ho una bella voce. No, io volevo presentare, dare un mio contributo. Sono Michele Colombini, sono una guida ambientale. Diciamo, sono qui come presidente dell'associazione che rappresenta il Piedi in Cammino e noi stiamo lavorando, beh, c'è qualcuno che l'ha fatto prima di noi, abbiamo inventato, diciamo, ci siamo aggregati a questo itinerario degli acquedotti, che è la via degli acquedotti, un viaggio a piedi da Lucca a Pisa. Grazie anche all'apporto della provincia sono state, noi abbiamo collaborato con un'associazione e con altre associazioni, anche il CAI, abbiamo pubblicato una mappa dei sentieri, quindi questo itinerario esiste già da anni. Io voglio dire questo, quindi grazie prima di tutto come cittadino di Pisa e come guida, perché finalmente io l'ho comprato, ho un libro su cui studiare, perché era difficile raccogliere informazioni, quindi veramente tante grazie. E poi volevo dire un'altra cosa, oltre che a me come pisano mi dispiace che vengano fatti fontanelli di acqua gassata quando noi abbiamo l'acqua di Asciano e le nostre fontane sono chiuse, tra l'altro abbiamo fatto con l'associazione, abbiamo rilevato questa cosa, dovremmo fare un articolo sul nostro sito, vediamo di farlo, però insomma le fontane principali della città sono chiuse e noi potremmo prendere l'acqua di Asciano dalle nostre fontane. Detto questo, quest'anno è esplosa questa via degli acquedotti e sappiamo che l'anno dei cammini, comunque questa cosa sta funzionando, noi abbiamo da una escursione che noi facciamo dal pomeriggio di un sabato, spartiamo dal Duomo di Lucca, dormiamo a Forno e poi il giorno dopo arriviamo al Duomo di Pisa, abbiamo iniziato 3 anni fa con 3-4 persone, quest'anno io accompagnerò, se tutto va bene, speriamo nel tempo, abbiamo tirato fuori 3 date, 100 persone da tutta Italia, non sono tante ma non sono nemmeno poche,
E quindi questo itinerario sta avendo successo, quindi spero che il vostro contributo... Come? Sì, noi faremo da Lucca l'acquedotto Nottolini, scavalliamo il Monte Pisano e scendiamo per l'acquedotto Medice. Quindi ecco, questo è, diciamo, il contributo di chi sta lavorando nel turismo. E speriamo che, insomma, si riesca a fare qualcosa, perché l'abbandono sul nostro territorio è veramente esteso. Grazie. Sì. Piano sponsor alla banca di Presidente Buonacente, che vedo consigliere, dottor Pardi come rappresentante, perché oltre all'ufficio Super Fossi, la Fornascente e qualche altro cliente che fa acqua spa, ecco. A questo punto è necessario, scusate, l'ho fatto prima per via dell'emozione, ringraziare la casa editrice che ci ha dato retta, questo è giusto. E no? Che si è impegnata, diciamo, anche a Giulio. E anche i fotografi, che bontà loro, ci hanno dato altrettanto retta. Ci sono più di 200 contributi fotografici. Noi abbiamo nel principio della filiera corta e termine ormai abusato, e anche il principio del coinvolgimento di tutti i cittadini che insistono lungo questo cordone ombelicale, sensibilizzato appunto circoli fotografici. Ci sono state delle missioni, delle campagne fotografiche su missione, quindi coloro che hanno fotografato le fontane hanno saputo dare delle chiavi di lettura assolutamente interessanti, sono sortiti dei temi di grande valore, secondo me. I rappresentanti sono qua presenti, quindi io li ringrazio di cuore e spero che ci sia un'altra occasione, sempre sullo stesso tema, sarebbe significativo, per continuare questo percorso verso ulteriore sensibilizzazione. Se altri vogliono intervenire, lo faccio adesso. Tristemente questo manufatto sta in parecchi punti andando in rovina. È l'acquedotto Medice, opera che da anni attende necessari interventi di recupero per preservare un manufatto che ha segnato la storia dell'area pisana. Perché non solo ha portato l'acqua nella città, ma l'ha anche distribuita lungo il territorio nel suo passaggio con tutti i punti, le fonti. L'intera struttura si snoda per circa 7 km sul territorio pisano, ma altrettanta è la lunghezza che è imputabile a tutte le canalizzazioni del Monte Pisano, che stanno appunto nella Valle delle Fonti, e ancora più lunga la canalizzazione mezzogiorno dopo, ma di Tramontana antecedentemente, che distribuiva e distribuisce ancora oggi l'acqua. Discussione scaturita in seguito alla presentazione del volume Il Principe, la città e l'acqua di Massimo Gasperini, Gaetano Greco, Mario Nofri e Sara Taglialagamba, presentato ieri presso la Sala delle Ninfe di Palazzo Franchetti. Quindi sono ancora delle strutture che controllano in qualche misura lo sviluppo del territorio. Per questo devono essere rispettate, preservate. Ma quale funzione una volta recuperato? Principalmente quella ludica come luogo aggregativo e sociale. Poi, dice il professor Addobbati, anche una funzione identitaria. Ma intendo invece di quell'insieme di eventi e di processi che hanno costruito questo territorio. Per esempio, comprendere che l'acquedotto Mediceo è stato il culmine di un processo durato una sessantina d'anni di investimenti pesanti, sostanziosi, del governo dello Stato Mediceo.